Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori. Il segretario non fa l'appello perché il question time non ci sta in presenza e pertanto diamo corso subito all'inizio dei lavori. Io prima di passare ai punti all'ordine del giorno faccio un intervento come Presidente del Consiglio e mi rivolgo al signor Sindaco, che questa mattina gli ho fatto pervenire una nota a mia firma in quanto ripetutamente cittadini della città di Agropoli si portano presso gli uffici della Presidenza del Consiglio e mi invitano come amministrazione ad intervenire su un fenomeno ormai diffuso di insicurezza urbana. Pertanto, signor Sindaco, non so se stamattina lei ha avuto modo di vedere la posta, io voglio portare a conoscenza all'intero Consiglio Comunale e all'Esecutivo della mia nota, la quale nota non è nient'altro che un incontro di un tavolo tecnico, signor Sindaco. Quale incontro chiedo che si intervenga come amministrazione su un progetto mirato proprio in prossimità del redigente prossimo bilancio 2020, di cercare di mettere in piedi un progetto di controllo sulla città. Grazie a questo progetto noi riusciremo a risolvere tre problemi che questa città sta avendo come un fenomeno che cresce giorno dopo giorno. Il primo, il continuo schiamazzo notturno, atti di vandalismo e di bullismo di ragazzini dai 13-15 anni che in Piazza della Repubblica in particolare, ma anche su Piazza Vittorio Veneto e Porto, continuano ad agire verso dei ragazzini che in un modo compiuto cercano di vivere la città durante le ore serali. Un altro grande problema è quello del continuo borseggio che abbiamo al mercato settimanale, con furti anche nelle macchine e anche poi questi eventi si verificano anche nella zona di Trentova. Per ultimo, ma non come principale problema perché lo è quello che nelle ore notturne ci sta sulle vie principali, su San Marco, su via Pio X, sul porto, una continua corsa di macchine e moto. Dobbiamo intervenire, signor Sindaco. Io le chiedo quale autorità di sicurezza in questa città di fare un tavolo tecnico con il comandante dei vigili urbani e sedersi tutti dietro a un tavolo e cercare di mettere in piedi un progetto di controllo che, grazie al sistema di telecamere, mettendo a disposizione chiaramente uomini e risorse economiche al comandante Di Biasi, riusciremo sicuramente a contrastare questo fenomeno. Grazie, passo all'ordine del giorno. Prima interrogazione al sindaco da parte del consigliere Botticchio su oneri permessi distribuiti dai lavoratori dipendenti. Questa nota mi era già pervenuta il 29/7/2019 per il fermo estivo, l'ho messa quale primo punto all'ordine del giorno, la quale il consigliere Botticchio l'aveva già rimodulata. Prego, consigliere Botticchio. Buonasera a tutti. Allora, io la sottoscritta nella qualità di consigliera comunale mi rivolgo comunque all'assessore Mutalipassi, la risposta. Assessore al bilancio. Allora, premesso che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche, di cui l'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto numero 267. Interroga l'assessore Mutalipassi con risposta orale. Quanti e quali richieste di rimborso per assenze di servizi a cui l'articolo 79 sono state presentate alla data odierna, con riferimento alla scorsa consiliatura e quella presente, sia per il Comune di Agropoli che per l'Unione dei Comuni. A quanto ammonta il totale complessivo richiesto per singolo ente, a quanto ammonta il totale pagato, se hanno pagato? L'ho rivolta a lei la domanda perché come assessore al bilancio credo di non aver sbagliato. Se vi siano stati dinieghi alle richieste suddette e quale le motivazioni del rigetto della richiesta, perché non ho avuto ancora risposta dalla nota in cui premessa. Prego, assessore.
c'è stata un'interpretazione del... Il sindaco era pronto a rispondere, visto dato che la, io poi posso confermare a tutte e due. Io... Ma io non ho problemi, so che il sindaco non vuole parlare con me, allora io giustamente mi comporto di conseguenza, ma se prima, il sindaco ha voglia sindaco di parlare e di spiegare, ben venga, anzi ci mancherebbe. Certo, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Allora, questa prima interrogazione abbiamo preparato una risposta in questi termini sostanzialmente. Io abbiamo fatto una verifica su un po' tutte le situazioni che, che riguardano gli amministratori, quindi i comuni della Giunta, del Consiglio Comunale, e abbiamo fatto anche un attento chiarimento sulla normativa. Peraltro già era stata fatta questa verifica da parte dell'Ufficio Segreteria, in quanto erano arrivate richieste in passato, quindi sono state analizzate e valutate. E abbiamo chiarito sostanzialmente che le eventuali competenze o spettanze di componenti dell'amministrazione che, partecipando alla vita pubblica, di fatto si allontanano dal proprio compito, così come la legge peraltro prevede, nel caso di amministrazioni pubbliche non sono dovuti compensi da parte dell'ente, nel caso di amministrazioni private sì. Questo è chiarito dalla normativa all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165, dove si chiarisce che gli enti e gli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato annualmente individuato dall'Istat, quindi proprio ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009 numero 196, per questi enti individuati non è necessario, la legge prevede, rilasciare dei compensi, né tantomeno dei rimborsi. Quindi sostanzialmente alle società a cui la legge attribuisce espressamente personalità giuridica di diritto pubblico, come può essere per esempio un ASL, come può essere per esempio una società pubblica che lavora nel mondo pubblico ed è riconosciuto come società che ha personalità giuridica pubblica. I casi e delle richieste che sono arrivate, che però non abbiamo tenuto in considerazione perché rimandate sempre al mittente, come per esempio nel caso del Formez, che riguarda per esempio il consigliere Di Biasi, sono state respinte al mittente in quanto, invocando proprio questa normativa, non era previsto nessun rimborso. Nel caso per esempio che poteva essere, come nel caso dell'assessore Lampasola, che è dipendente dell'ASL, anche qui, essendo un dipendente di una società di personalità giuridica pubblica, anche qui non è previsto nessun compenso. Quindi nessun tipo di compenso rispetto a quelle richieste. Diversamente invece il caso della già vice sindaco Elvira Serra, la quale, essendo dipendente di una struttura privata, in quel caso c'è stata la necessità di degli importi da parte dell'amministrazione di dover fare come rimborsi. Io non avrei sollevato questa questione, mi sembrava un po', come dire, però per un garbo nostro non l'abbiamo sollevata, ha deciso di sollevarlo il consigliere Botticchio, tant'è, e quindi, visto che lei ne fa richiesta, io spiego che gli unici rimborsi liquidati sono per la dottoressa Elvira Serra, con per euro la prima richiesta che riguarda i mesi di giugno-agosto 2017 erano spropositati da parte dell'ente a cui apparteneva, l'istituto Ex Clinica Malzoni, istituto medico, centro medico mediterraneo. Addirittura la prima richiesta era di, per i soli mesi di giugno, luglio, agosto, di 7.500 euro. E noi abbiamo chiarito proprio in quel caso, chiarendo la nostra normativa, che c'era la possibilità da parte delle strutture private di andare a chiedere il rimborso fino a un massimo di 24 ore, che noi potevamo rimborsare fino a 24 ore di mensili di permanenza nell'ente, e in più ad aggiungere le ore
che l'assessore svolgeva nei suoi compiti quando si effettuava la giunta. E quindi rispetto alla prima richiesta spropositata da parte della struttura di 7.500 euro, noi abbiamo chiarito questo aspetto e abbiamo richiesto una nuova fattura per euro 3.934, che è stata poi liquidata il 13/12/2018. Avendo avuto questo chiarimento con la struttura privata, loro hanno continuato poi ad emettere fatture, avendo inquadrato il problema, seguendo quello che erano le nostre indicazioni, non le nostre, quelle della legge sostanzialmente, le 24 ore più il tempo che veniva utilizzato per la giunta. Quindi abbiamo speso nel periodo settembre-dicembre altri 4.490 euro, periodo gennaio-marzo 3.198 euro, e poi ancora periodo giugno-settembre 4.538 euro, periodo dicembre 958 euro, fino a gennaio, fino al termine della nostra collaborazione con il vice sindaco, 1.098 euro. Quindi per un totale di, fino ad ora, già liquidati 11.500 euro e altri 7.500 euro da liquidare. Quindi siamo 7.5 più 11.5, siamo a 18.000 euro. Quindi le uniche spese che sono state pagate dal Comune di Agropoli e dai cittadini di Agropoli sono dovute al già vice sindaco Elvira Serra per un totale di 18.000 euro. Nessun'altra spesa è stata liquidata per nessun altro, perché, ripeto, era l'unica richiesta che veniva da una struttura privata e quindi correttamente doveva essere liquidata. Tant'è, se, ripeto, io non avrei sollevato questa cosa, l'ha fatto il come no? Il consigliere che tanto spesso parlava della dottoressa Serra, che ha dato sicuramente la dottoressa un ottimo Serra, apporto, però vabbè, se mi fa terminare. La faccio terminare, perché se no, voglio dire. E quindi dicevo, ha dato certamente un ottimo apporto, però è costata quasi 20.000 euro a questa amministrazione. Grazie. Lei che guardava, su capito? Amore è d'accordo, tagliavate i nastri insieme, tutto insieme, cioè adesso la dottoressa Serra non è buona. La dottoressa Serra ha svolto un lavoro di vice sindaco e di assessore. Io ho detto per caso che la dottoressa Serra non è buona. No, adesso cioè dice lei... Io ho detto per caso che la dottoressa Serra non è buona. Allora non mi faccia dire, non cominciamo. E non mi faccia dire cose che non ho detto. Chiaro? Allora... Lei non deve interpretare quello che io dico. No, lei deve rispondere a questo. È un risposto. Lei parla solo quello che risposto, gli fa comodo. È un risposto. Formez. Chi è? Formez non è dovuto niente. Non è, e come mai continua? 2017, cosa ha fatto il consigliere Di Biasi? 96, devi rispondere. Non sono dovuti i soldi. Devo parlare io. In questo momento parlo io, non l'ho interrotta, e parlo io. Allora, il caro amico e collega Franco Di Biasi, dipendente della Formez. Sì. La Formez chiede un rimborso al comune di Agropoli di 19.000. Allora già sapeva, che l'ha chiesto a fare? Ah, e volevo vedere lei che dice, vedi, lei dice, racconta. Lei già sapeva quindi c'erano delle richieste. Quello che gli fa comodo. Questo è il comune. Le dispiace che non dobbiamo niente al Formez? No. Le dispiace, consigliere Botticci, è rimasta male? No. Perché la Formez può rivalersi sul comune, può mettere il comune in mora, comunque sono soldi. Perché la Formez? Abbiamo chiarito che la normativa, le ho citato la legge. Presidente, lui non ho citato la legge, non può mettere niente in mora il Formez. Allora qua, perché non ho capito? Vigili, carabinieri, non presenziano qua dentro. Cerchiamo di far capire alle persone che ci ascoltano. Cioè lui ha parlato e io mi sono stata zitta. Parlo io e vengo. Sovrapporsi non serve a nessuno. Allora, la Formez, anno 2017, chiede per conto del consigliere Di Biasi 96 giornate. Io una cosa, a me non interessa il pagato, a me interessa il caro amico consigliere Di Biasi 96 giornate, cosa ha fatto al comune perché la Formez possa chiedere 19.799,
cioè sono quasi 20.000 euro anno 2017, che poi il comune non paga, ovviamente, perché la serra, quantomeno un vice sindaco, assessore, io la vedevo, insomma. Però un consigliere comunale, e quanto ci costa? Per l'amor di Dio, è bravo, bravissimo Franco Di Biasi, io il 2017 lo ricordo, voglio dire, sempre in giro, in macchina, cioè lavoravo, però voglio dire, in campagna elettorale, questo volevo intendere. Però 19.700 euro che il comune di Agropoli deve, a me sembra un'esagerazione, ma mica solo questo. Ma non deve, cioè lo stesso anno l'Unione dei Comuni chiede 13.939, 68 giornate. Mi scusi, ma cosa ha fatto il collega? Per l'amor di Dio, la bravura ce l'ha, ma cosa ha fatto? Cioè 68 all'Unione dei, e poi come viene... Cioè, come viene retribuito dall'Unione dei Comuni alla Formez? Perché la Formez fa questa... Dobbiamo approfondire. Questi sono soldi pubblici. Noi dobbiamo spiegare a loro, questi soldi pubblici, cosa ne viene fatto. Qua sono 34.000 euro scarsi, solo un anno. Per l'amor di Dio, è un consigliere dorato, bello, bravo, però tutti questi soldi qua... Qua il fatto che il comune si rifiuta di pagare, chi difende l'ente? Ma l'ente si difende verso la Formez. Chi è l'avvocato? Perché io penso che il comune avrà fatto qualche azione nella Formez. Perché io ho solo il 2017. Che qua poi viene una carta qua sotto. Quindi non sono riuscita ad avere altre documentazioni. Ma io credo che neanche c'è anche il pregresso. Credo che ci sia anche il pregresso, cioè non pensi che 2016, 15, 14, fino al 2007, dal 2012 scusa non hanno chiesto niente, 2012 a qua c'è solo il 2017 e qui deve dare spiegazione, cioè è inutile fare sempre sotto la sabbia, a testa sotto, dobbiamo dire le cose, sono soldi pubblici. Dove io mi ha delegato, stasera io sono delegata dal popolo, io rappresento il popolo. Quindi tutto ciò che io chiedo, riporto, ne parlo, ne discuto, se non altro è solo per dare chiarezza a loro. Loro ci votano, ma stiamo scherzando, noi siamo delegati del popolo. Quindi questa qui, il sindaco ha letto solo le fatture della SER che vice sindaco e assessore probabilmente ha dato, perché io la vedevo sempre, però un consigliere comunale mi sembra che c'è una differenza abissale, cioè 34.000 euro in un anno, e che è? Per l'amor di Dio, il rispetto del collega Di Biasi, ci mancherebbe, può darsi che se li è sudati, se li è guadagnati, quindi non andando a lavorare. Poi quando veniva pagato dalla Formez, per chiedere? Perché giustamente la Formez avrà pagato il collega, quindi io mi complimento, ha un buon posto di lavoro sicuramente. Però noi vogliamo sapere, vogliamo una risposta, sindaco, non si deve inalberare, deve dare una risposta. Grazie consigliere, faccia rispondere al sindaco. Allora, sarò chiaro, ma io comprendo che il consigliere Botticchio non vuole capire, volutamente non vuole capire, porta avanti la sua battaglia fatta di menzogne. Ah, questa è menzogna, l'avete data fatta voi. Di menzogne. Questa è la data del comune di fatta Agropoli. Di menzogne. Allora, l'ho presa a fondo. Ora lei, perché lei ha detto che il comune di Agropoli deve dei soldi, io le ho detto che poiché Formez, chiaro, è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato che fa l'Istat al punto B, quindi non, avendo quindi per questo motivo una struttura di natura pubblica, si ribadiamo che c'è l'improcedibilità al rimborso in oggetto, cioè non è da considerare la richiesta del Formez, qualunque essa sia, perché essendo il Formez un ente di complessità giuridica pubblica, non può richiedere al Comune, che è un altro ente pubblico, alcunché in termini di rimborsi. Quindi è inutile che mi viene a dire, se questa è una cosa chiarita dalla legge, non è che c'è una cosa come lei vuole far comprendere, come se il Formez avesse fatto le richieste. Il Comune non paga e quindi io devo mettere l'avvocato, non c'è da mettere avvocato, perché le ho chiarito che da un punto di vista giuridico il Formez non può richiedere niente al comune di Agropoli, questo lo dice la legge. E le ho citato i testi normativi. Cosa ha risposto? Allora, al volo, cosa ha risposto? Quindi, alla Formez? Consigliere Botticchio. Cosa ha risposto alla Formez? Lo dica, in breve. No, non si mette sempre... Ogni fattura che è arrivata dal Formez è stata rigettata, non acquisita al protocollo, arrivata al protocollo, gliel'abbiamo rimandata indietro,
chiarendo questo aspetto normativo, che non deve mandare le fatture, in quanto non sono, non è possibile determinare dei rimborsi sulla base del fatto che sono due strutture pubbliche, e due strutture pubbliche non si pagano l'uno con l'altro. Chiede, non ha, alla questione non ha mai chiamato la Formez perché vuole questi soldi, cioè li vuole fregare, perché se non li paga è perché la Formez... Allora faccio una cosa, interpelli il Formez e chieda il motivo per quale... per il quale ha mandato le fatture. Io non ho ritenuto di dover richiedere, ho verificato la normativa, mi sono reso conto che non era da fare nessun pagamento e abbiamo rimandato le fatture indietro, stop, è finita qui. Questo lavoro qua lo devo fare io, vabbè. Lei può fare tutto il lavoro che vuole, noi non gli sto dicendo quello che deve fare o quello che non devo fare, io gli ho detto, ed è presente il segretario comunale che mi può smentire in questo momento se sto dicendo una cosa sbagliata, che la normativa chiarisce in maniera inequivocabile che non è consentito rimborsi da parte dell'ente comune di Agropoli verso il Formez, perché il Formez è una struttura pubblica e tra strutture pubbliche non vengono passati rimborsi rispetto ai dipendenti. Chiaro? Le ho chiarito anche. Per chiarirla alla Formez, non a me, perché la Formez continua a chiedere soldi, non a me. Ma di che periodo sta parlando? Del 2017? Certo, 2017. Benissimo, che anno siamo ora? 2019. Beh, e allora? In passato ha fatto delle richieste, gli abbiamo risposto, penso che avranno capito, ma se dovessero continuare a mandare, io non è che pago una cosa che non devo pagare. È evidente, no? Io ribadirò ancora una volta, rimandando, se dovesse il Formez decidere di mandare altre carte, non credo perché penso che ha capito, se dovesse mandare ancora ulteriori comunicazioni, noi gliele rimanderemo indietro con la stessa motivazione, perché siamo certi, avendo approfondito bene la questione, che non è dovuto nessun rimborso. Mi dispiace per lei, consigliere Bottini. No, mi dispiace per il consigliere di Chiasi, che probabilmente non è stato pagato. Mi dispiace per lei. Forse non è stato pagato dalla Fondi. Lei immaginava di trovare qualche, come lei dice, magagne o cose. Non ce ne sono magagne. Guarda, le magagne del comune di Agropoli sono alla luce del sole. Non ho bisogno neanche di parlare. Grazie, sindaco. Passiamo... No, consigliere, perché sono parecchi punti all'ordine del giorno, vi ricordo che due ore dall'inizio del... Quale persona assente? Non può intervenire perché io le ripeto, qui facciamo un'interrogazione diretta e... Presidente, chiedo scusa se la interrompo. Non siamo in un tribunale dove dobbiamo trovare i difensori, consigliere Abate, ci stanno quattro punti all'ordine del giorno. Noi non siamo un tribunale ma siamo un consiglio comunale. Bene. Siccome siamo un consiglio comunale, qui siamo in question time, le ricordo. La comunità della politica della nostra città. È stato nominato praticamente l'assessore Serra e l'importo che adesso è stato conferito in virtù evidentemente di leggi ben precise. Non mi è sembrata chiara la risposta del sindaco. Volevo chiarirla, volevo che la chiarisse. In termini? In termini, se mi fa quali fare una termini? Domanda glielo dico subito. Allora, le ripeto, se il sindaco deve ripetere quello che ha già illustrato mi sta bene, le domande sue non mi stanno bene. No, non faccio domande diverse. Allora che cosa vuole essere chiarito? Faccio soltanto un'osservazione, io non sono in grado, signor sindaco, di insegnarle nulla, ma nella risposta che lei ha dato in questo momento al consigliere Botticchio è contenuta esplicitamente e non implicitamente una frecciata, ma di quelle praticamente al sangue, alla dottoressa Serra. Lei ha detto la dottoressa Serra ci è costato 20.000 euro. Innanzitutto le dico, ma è costato ciò che si doveva? Lei ha pagato ciò che doveva secondo il testo unico degli enti locali? E penso sì che o l'ha no? Chiarito, quindi a che serve? Abate. Presidente, per cortesia, se me la può far fare, me la fa fare la contestazione. È una contestazione politica, puramente politica, su una persona che è assente. Quella che avrei dovuto fare quando facemmo la sostituzione dell'assessore Serra. Allora, non mi è stato mai consentito. E non glielo consente nemmeno adesso. Ok, passiamo, sindaco, chiudiamo gentilmente l'argomento e passiamo alla seconda interrogazione al sindaco da parte del consigliere Abate su congestione spiaggia Trentova, disciplina circolazione e sosta nei pressi della stessa. Prego, consigliere Abate. Allora, il 20 o 22 luglio presentai un'interrogazione al sindaco di Agropoli. Questa interrogazione era finalizzata, perciò la presentai il 22 luglio con una estrema urgenza, avendo vissuto una settimana prima degli episodi poco piacevoli per la discesa a mare della località Trentova,
era più che altro mirata, sindaco, a far sì che lei potesse prendere atto di una certa situazione, vigilare ed intervenire affinché il godere di quel mare, di quella bellezza più unica che rara, non appartenesse solo soltanto a dei privilegiati, ma potesse appartenere ai cittadini di Agropoli in modo chiaro ed evidente, in modo esplicito e non tanto da avere difficoltà. Io la domenica prima mi trovai ad andare alla spiaggia di Trendova con mia moglie e ho vissuto una domenica poco piacevole, cioè difficoltà di parcheggi, polvere nei parcheggi, motorini che scorazzavano andando su e giù per la discesa che porta al Lido, impossibilità per un povero signore che teneva un handicap vero, reale, il figlio in macchina, a poter raggiungere la spiaggia libera, ristrettezza della spiaggia libera rispetto a quelle date in concessione. Notai un sacco di cose. Il lunedì successivo mi sono messo a computer e ho fatto praticamente le ricerche dovute su quelle che erano le concessioni date, su quelle che erano le concessioni rinnovate, su quelle che erano le motivazioni della delibera di giunta che aveva fatto proprio lei in qualità di assessore allora al demanio, presidente, la delibera di giunta che dava praticamente degli indirizzi per poter rivedere la delibera di giunta 119 del 2016 che dava praticamente indirizzi per poter rivedere il rinnovo, ovvero la permanenza di determinate concessioni. Mi incominciai a incuriosire e guardai anche praticamente che alcune parole non parlavano di rinnovo ma parlavano di permanenza, di continuare a mantenere nei di una società che gestisce un lido che nella realtà non aveva mai avuto prima. Quindi la parola continua a mantenere uno dei tanti artifici che serviva per poter concedere ancora per quell'anno la concessione demaniale, cosa che invece praticamente la concessione demaniale devono andare giustamente a bando. Quindi questa era una nuova concessione, veniva usata la parola continuiamo a permanere, continuiamo a rimanere. Onestamente però non volevo sparare assolutamente addosso alla politica, ma volevo far sì che ogni cittadino, ogni turista che arrivasse alla località d'Andro ne potesse praticamente beneficiare, e quindi le segnalai queste discrasie. Le segnalai discrasie più che altro per intervenire, non politicamente, ma per intervenire materialmente. Ebbene, l'interrogazione del question time, presidente, a cui io chiesi di non portarla il mese di luglio, mirava proprio a questo, a far sì che il sindaco potesse dare una risposta, un intervento più che altro, non alla politica o alle critiche. La devo correggere, giusto sempre per... Era un'interrogazione fatta al Consiglio Comunale, se si ricorda. Al Consiglio? Comunale. No, mi sembra che era... No, si sta sbagliando. Poi lei mi ha chiamato e è andato via per un problema suo familiare. Ah, era un Consiglio Comunale, non era un question time. Sì, 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 era il Consiglio Comunale. Se lo ricorda bene, non ci stava Cilento Gian, le ricordo questo particolare. Lo dico io, Presidente. No, no, giusto sempre perché... no. Andai via perché non c'era la televisione che registrava. Siccome io avevo interesse, così come ho interesse, così come avrò sempre interesse a comunicare con i cittadini di Agropoli le mie impressioni, le mie motivazioni, chiaramente abbandonai l'aula, glielo dissi pure, non c'è la televisione, vado via. Poi la televisione arrivò, cosa che farò sempre nel momento in cui non troverò la televisione in quest'aula, continuerò sempre a farlo. Quindi, sindaco, ritornando a noi, questa interrogazione ormai non ha più senso, perché lei non può più intervenire per poter rimediare per il mese di agosto. Però questa volta io continuo a mantenere in vita l'interrogazione, non tanto per colpire lei, perché così come non avevo intenzione di colpirla prima, ma era soltanto quella di avere l'intenzione di far sì che Trentova potesse essere goduta da tutti i cittadini, continuo a fare questa interrogazione, questa volta non per colpire lei, tanto è vero che lei dopo alla fine potrà pure non rispondere, anzi mi auguro che non perda tempo a rispondere, perché visto che ormai non può fare più niente e ne riprenderemo un'altra volta con calma, ma per colpire coloro che in città costituiscono la quinta colonna dei traditori, cioè la quinta colonna, chi sa la storia della quinta colonna sa benissimo che era un esercito che stava in città e remava praticamente a favore di coloro che erano i despoti, non di coloro che dovevano andare a risollevare le sorti di questa città. Ebbene, noi abbiamo in Agropoli una maggioranza, una minoranza, ma abbiamo la quinta colonna, cioè teste di falliti che si permettono praticamente di giudicare e di mantenere in situazione di stallo tutto ciò che la minoranza fa nei confronti della maggioranza. Tant'è che io, e il sindaco ne può dare prova, nell'interrogazione avevo scritto
conferirò con gli organi di stampa e darò questa mia interrogazione agli organi di stampa, cosa che feci puntualmente, sindaco. Ho ricevuto 4 condivisioni, forse mia moglie e i miei 3 figli, molto probabilmente. Evidentemente l'argomento che io avevo posto, ed era un argomento vitale per questa città, per questo nostro contesto, per questa nostra comunità, indipendentemente da ciò che avrebbe potuto rispondere, sì, non interessa a coloro che sono dei falliti e che in realtà non solo praticamente parlano contro la maggioranza, ma poi vanno a votare la maggioranza, la vanno a votare, sindaco, questo non è un'offesa, una presa d'atto, la vanno a votare, ma addirittura si permettono di criticare la minoranza, si permettono di dire che parliamo e parliamo e non raggiungiamo mai niente. Sono dei falliti che non hanno avuto il coraggio evidentemente di candidarsi, che non hanno il coraggio di venire in piazza e si permettono solo e soltanto di criticare ciò che la minoranza fa nel rispetto della legge e nel rispetto di questa comunità. Quindi questa era la motivazione per cui ho mantenuto in vita questa interrogazione. Quindi lei potrà, se vuole, non rispondere a questa interrogazione, perché semmai ci sederemo, se lo ritiene più opportuno, ad un tavolo, così come gliel'ha chiesto il Presidente per la sicurezza, glielo chiedo io, per Trentova, perché ci stanno delle cose a Trentova, delle concessioni, delle limitazioni, dei parcheggi, delle discese limitate, limitatissime, che secondo il mio modesto parere non vanno bene, non permettono il godimento di quel bene unico a tutti i cittadini del globo. Se vuol rispondere potrà rispondere, ma per me la risposta ne può fare anche a meno. Grazie. Grazie consigliere, sindaco a facoltà. Sì. Consigliere, rispondo aprendo un ragionamento che naturalmente non potrà terminare oggi, ma che con interesse lo porteremo avanti certamente in futuro. È evidente che lei ha posto 2 questioni, una quella dell'arrivo in sicurezza delle persone giù alla Baia di Trentova. È chiaro che non è da oggi, ma per le auto parcheggiate ad ambo i lati e per in alcuni momenti della giornata capitava che molte macchine scendevano giù per cercare posto e poi dovevano tornare indietro, si creava un imbuto e i pedoni non scendevano in sicurezza. Quindi il primo problema da risolvere, che risolveremo, sarà quello di creare o un marciapiedi o comunque un passaggio in sicurezza per i pedoni che possano scendere tranquillamente, diciamo così, in sicurezza a mare. È evidente che una mamma con un passeggino non può fare il dribbling tra le auto, ma deve arrivare in sicurezza a mare. Quindi certamente questa è una cosa che ho già chiesto al comandante Di Biasi di studiare e ho per piacere, insomma, di farvela vedere appena sarà pronta. Per quel che riguarda il concetto più complicato della gestione delle concessioni dei maiali, lì è un po' più complicato di altre zone, ma ripeto, la rivaluteremo insieme perché siamo in un'area particolare. Lei sa, quella è un'area parco, un'area SIC, un'area ZT, cioè una serie, è un'area che presenta delle normative un poco più stringenti rispetto ad altre aree, quindi credo sia utile, come dire, confrontarci proprio per ragionare sul modo di, certamente, che penso la idea sua, credo, di, se lo interpreterà bene, di rendere più fruibile quelle spiagge, anche perché è evidente che il fenomeno dell'erosione ha avuto un effetto importante in quell'area e quindi effettivamente la spiaggia si è veramente assottigliata moltissimo. Quindi è anche mio interesse, ma credo non mio e suo, soprattutto interesse dei cittadini e dei turisti, creare delle condizioni di maggiore vivibilità della spiaggia di Trentova, e quindi assolutamente mi fa piacere, insomma, tenere aperto questo ragionamento. E a questo punto, visto che la televisione, come lei dice, è importante che ci sia, ma ci sono anche gli atti, però visto che c'è la televisione che poi ritorna anche in futuro, oggi noi prendiamo impegno per affrontare questa situazione. Se per il prossimo mese di giugno non avremo risolto il problema, allora, diciamo, anche queste persone che criticano la minoranza sapranno che la colpa è dell'amministrazione e o dei consiglieri di opposizione, che oggi penso insieme, ma soprattutto noi che siamo la maggioranza evidentemente, prendiamo l'impegno di risolvere questo problema. Quindi potranno dire loro o potranno non dire, potranno dire avete fatto male o avete fatto bene, rispetto al lavoro che faremo in questi mesi per presentarci diversamente alla prossima stagione estiva. Prego. Io la ringrazio per la risposta che mi ha dato, per la disponibilità che ho dichiarato.
Però vorrei precisare, se no altrimenti a fine che siamo ci scambiano per assaltatori. Lei è più fruibile, non intendiamo assolutamente dire all'assalto di Trentolo, tutt'altro. Cioè quello che è concedibile, però concedibile a tutti e non soltanto ai privilegiati. Penso che questo volevamo intendere. Chiarissimo. Lo chiedo solo per te. Ok, terzo punto all'ordine del giorno, interrogazione al sindaco da parte del consigliere Abate su Unione dei Comuni Alto Cilento, governance area vasta. Prego, consigliere Abate. Qui si apre un capitolo importantissimo, signori, un capitolo importantissimo su cui mai come questa volta con il sindaco di Agropoli sembra che avevamo trovato anche un intendimento, un'intesa, sembra, perché non lo so, devo verificare, così come poi verificheremo la sua disponibilità per Trentolo, verificheremo pure la disponibilità per l'Unione dei Comuni. Allora, che cosa succede e che è successo all'Unione dei Comuni? Presidente, spiego un attimo l'interrogazione così a parole. Cioè l'Unione dei Comuni è governata quindi da tutti quanti i comuni che ne fanno parte, che sono il numero di 8 se non sbaglio in questo momento, fra cui c'è Agropoli, ed è governata politicamente da uno statuto. Per poter fare un regolamento di consiglio unionale ho dovuto lavorare un poco con la presidenza, ma poi alla fine ci siamo riusciti, ma non abbiamo potuto renderlo tutto quanto approvabile proprio per la limitazione dello statuto stesso. Sapete che cosa dice questo statuto? Mi rivolgo a loro perché il sindaco conosce bene l'argomento. Questo statuto praticamente prevede che in Unione dei Comuni vadano a farne parte del Consiglio due membri della maggioranza e un membro della minoranza di ogni comune, quindi in totale 24 persone che fanno parte del Consiglio, 8 comuni, 3 persone per ogni comune, 24. Bene. La giunta dell'Unione dei Comuni è formata da tutti i sindaci dei comuni, quindi è formata da 8 persone. Queste 8, che sono l'organo esecutivo, escono dalla giunta, entrano in consiglio e diventano controllori di se stessi insieme ai membri della maggioranza. Quindi sono membri sia dell'organo esecutivo che dell'organo di controllo. Cioè in questo modo, in parole povere, il consigliere di minoranza di ogni singolo comune è un essere inutile. Ma essere inutili e non andare è una cosa, essere inutile e poi andare e farci pigliare, dovrei dire per i fondelli, ma mi va di essere volgare, per il culo, praticamente io non ci sto. Allora questo l'ho reclamato più volte, ho trovato vicino a me onestamente il sindaco Coppola, che ha detto sì, è vero, non tanto il presidente del Consiglio, il quale muto come un presidente non ha espresso giustamente il suo parere, ma perché non lo poteva esprimere, presidente, non la sto offendendo, ma ho trovato il sindaco che ha detto giustamente, allora quando guardo la televisione colgo l'occasione e faccio una presa, ho chiesto, come si dice, chiarezza anche all'Unione dei Comuni, quindi ho chiesto che lei in qualità di presidente invitasse a essere presente alla televisione per ogni seduta unionale, ma non un invito, un impegno che lei deve prendere, perché là si amministrano 30.000 persone, si amministrano 8 comuni e non si può fare in silenzio seduti su delle sedie che mi sembra praticamente le sedie dei poveracci e 3 seduti dietro un tavolo. È un'Unione dei Comuni fallimentare se dovesse continuare così. Allora interviene il comune di Capaccio e chiede praticamente di intervenire la volta scorsa e di entrare nell'Unione dei Comuni. Io mi dichiarai favorevole, ma a una condizione, dopodiché ho bocciato la delibera chiaramente, mi dichiarai favorevole perché il sindaco di Capaccio, ex sindaco di Agropoli, aveva fatto giustamente una riflessione nella sua delibera, aveva detto parliamo di governance di area vasta, governance di area vasta, mi trovo d'accordo, cioè governare un'area vasta significa avere praticamente più qualità e più punteggi nei confronti delle altre aree vaste, sono d'accordo, ma governarle, non un government di area vasta, quello è un government, cioè significa imporre di autorità ciò che a me fa in capo, non una governance politica di condivisione. Quindi contestai vivamente. Ovviamente alla contestazione il sindaco di Agropoli deve una risposta, ma non la potete dare con me. Oggi qui nel Consiglio Comunale di Agropoli ho chiesto al sindaco di darmi una risposta molto ma molto più completa. Cosa intende fare praticamente per modificare subito, da subito, non deve essere operativa nemmeno un'altra seduta, lo statuto unionale insieme a me della minoranza di Agropoli, poi insieme agli altri delle minoranze, non lo so perché non ho avuto il piacere di conoscere, anche perché lei lo sa benissimo, le minoranze sono assenti, in quanto giustamente dicono che ce vada a fare, visto che giustamente non posso dire niente. Grazie sindaco. Grazie consigliere, prego sindaco. Allora confermo questa disponibilità consigliere Abbato, perché
condivido il ragionamento che lei fa. La Giunta e il Consiglio, almeno noi che viviamo la realtà di comuni superiori a 15.000 abitanti, ma di fatto potremmo dire che anche ormai ognuno dei comuni governa più di 15.000 abitanti, tiene separate le competenze del Consiglio e della Giunta. E quindi di fatto c'è un meccanismo di controllo che il Consiglio ha sulla Giunta. Probabilmente, penso, forse anche dovuto al fatto che lo statuto a suo tempo fu fatto da amministratori di comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, dove invece vige la regola che chi è componente della Giunta è anche componente del Consiglio, probabilmente anche per questo motivo, o poi non so la verità se ci sono altri motivi strettamente tecnici, nasceva allora uno statuto che oggi è quello valido, in cui effettivamente la Giunta e il Consiglio stanno insieme. Io ritengo giusto invece separare le competenze, ritengo giusto che ci sia un organo che dà indirizzo politico, come succede nel nostro caso, e che possa poi controllare rispetto a quell'indirizzo politico che ha dato. Ritengo giusto che ci sia un esecutivo, tra l'altro penso correttamente composto dai sindaci, perché di fatto fanno parte anche dell'esecutivo nei loro comuni, quindi è assolutamente sensata la sua proposta che insieme a lei porterò avanti, perché penso sia un concetto assoluto. Ma non ho, parlandone poi diciamo a margine con gli altri sindaci, non c'è una, devo dire la verità, un atteggiamento sostanzialmente contrario. C'è qualcuno che è un poco più rigido, la verità dico, ma non c'è una preclusione a priori rispetto a questa indicazione. Quindi mi farebbe piacere però che si arrivasse a questo, anche perché creare un organo diciamo anche un po' più snello, slegato, dove effettivamente la Giunta fa un percorso e il Consiglio dell'Unione un altro. Io però diciamo, credo avere colto nelle sue parole comunque un elemento di soddisfazione all'arrivo del Comune di Capaccio nell'Unione, perché se si innesca un meccanismo di governance anche più partecipativa, ha anche senso fare in modo che le decisioni possano in qualche modo portare tutti questi comuni in un'unica direzione, che sia di carattere turistica, sia di carattere commerciale, che sia di carattere urbanistico. Quindi ha senso, penso, tenere insieme più comuni in un unico ente. La difficoltà però che io le diciamo ribalto è che a questo punto io chiedo a lei anche di aiutarmi. Noi dobbiamo convincere i sindaci dei piccoli comuni a credere nell'Unione, perché io penso che a prescindere dall'organizzazione dello statuto i piccoli comuni devono cominciare a cedere i servizi all'Unione, se no non ha senso averlo costituito. Non devono vedere l'Unione e la cessione di un servizio all'Unione come un elemento di indebolimento politico del sindaco in sé, ma lo deve vedere come un arricchimento. Perché tante volte abbiamo detto che se i comuni piccoli, come capita, hanno pochi dipendenti e hanno dei servizi scoperti, ha assolutamente senso metterli in comune per fare anche tra l'altro economie di scala, per andare a determinare poi una gestione più semplice anche per loro. Però questo meccanismo, non solo nell'Unione Comune Alto Cilento, riguarda anche altri comuni, ma io mi sono confrontato anche con sindaci del Nord, anche nel Nord Italia, non si è entrato nella mentalità di voler veramente fare i servizi insieme. L'altra sera mi sono confrontato con l'onorevole Maroni, che è stato qua, è stato presidente della Regione Lombardia, e raccontava come 8 comuni diciamo Lombardi, piccolissimi di 1.000 abitanti, non è riuscito a fargli fare una libera insieme per avere un finanziamento, perché tra loro litigavano, si trattava di comuni piccolissimi, al di sotto dei 1.000 abitanti. Quindi io penso in generale, mi auguro di poterci riuscire anche con il suo aiuto rispetto alla nostra realtà, di chiedere agli amministratori di cominciare a credere nell'Unione e a cedere veramente i servizi. Noi abbiamo avuto per esempio la realtà della gestione del servizio del ciclo integrato dei rifiuti, dove il Comune di Agropoli, come sa, ha ceduto il servizio nell'aspettativa che anche gli altri enti lo facessero per fare un'unica organizzazione, ma non è stato possibile, gli altri comuni non hanno ceduto questo servizio all'Unione stessa. Quindi bisogna crederci, e io credo che subito, immediatamente, almeno per la Protezione Civile, atteso che abbiamo fatto dei progetti insieme, i vigili urbani, cioè queste cose,
dobbiamo assolutamente immaginare di metterle insieme, perché credo sia il primo passo per una gestione veramente condivisa di questi enti, che porta, secondo me, vantaggio soprattutto ai comuni piccoli. Sì, Presidente, un attimo la replica. Allora sì, senz'altro, senza ombra di dubbio, l'ho detto, me ne assumo ogni responsabilità, sono favorevole a una governance di area vasta, quindi sono favorevole all'ingresso non solo di Capaccio ma anche di qualche altro comune che possa completare la governance, tipo Giungano o qualsiasi altra cosa, insomma. Ma adesso non stiamo qui a fare nomi dei comuni, stiamo soltanto a fare una cosa molto semplice: sono favorevole se soltanto se mi accorgo che stiamo trattando una governance e non un government. Quindi, caro Presidente, se tu la prossima riunione di Consiglio Unionale, che mi ha già anticipato, mi porti un'altra volta quello statuto che avevi proposto, dove ci sta una serie di copiature, copiate evidentemente da altre sedi unionali che non hanno alcun senso, non mi troverete d'accordo. Perché, per esempio, Sindaco, è chiaro che determinati servizi devono passare, se no sarebbe inutile tenere l'ente unionale, proprio perfettamente inutile. Però se abbiamo a che fare con due sistemi territoriali di sviluppo diverso, perché Agropoli, con tutti quanti gli altri comuni, fa parte di un sistema territoriale praticamente detto Cilento, l'altro fa parte della Magna Grecia, vanno bene pure i due sistemi territoriali, purché si disciplini con professionalità, con correttezza e con capacità. Ed ecco qui la capacità di uno statuto. Se lo statuto mi documenterà questo, lei mi troverà perfettamente d'accordo con lei, così come io spero che si trovi d'accordo con me quando dobbiamo rivedere questo. Poi, per il coraggio di qualche sindaco, a cui lei evidentemente ha memoria, io ne ho precisa memoria, perché c'è stato un sindaco, senza fare nome perché bisogna essere corretti nella vita, che ha avuto il coraggio di dire: mi sta bene, purché ovviamente vado in giunta ma poi ne mando comunque due di maggioranza nel consiglio, quasi a dire comunque da già occupato, cioè comunque praticamente devi venire qua e non comandare niente. No, sindaco, questo non l'accetto nemmeno praticamente come risposta lontanissima da parte di una persona che si reputa di fare il sindaco, però si reputa molto bene, perché evidentemente non lo è. Ne discuteremo nel Consiglio di Unione, però io aspetto la sua collaborazione, chiaramente, insomma. Grazie. Grazie Presidente, spero che questo argomento poi ne facciamo una discussione tutti insieme, perché c'è tanto da parlare, perché ricordo soltanto che tra gli 8 comuni, soltanto la città di Agropoli, e poi con l'ingresso adesso che prendiamo notizie di Capaccio, 7 comuni oggi sono inferiori a 5.000 abitanti, pertanto il discorso di territorio e di area vasta c'è da discutere sicuramente. Va bene, andiamo avanti. Quarto punto all'ordine del giorno: interrogazione al sindaco da parte del consigliere Abate su strada Litoranea 267, con richiesta di intervento del comando dei vigili urbani. Prego, consigliere. Allora, sì, e qua scatta la cazziata stavolta, ma la cazziata per l'offesa della mancata risposta. Cioè, non rispondere a quell'interrogazione che ho fatto io. Qual era l'interrogazione che ho fatto io? Quotidianamente transito attraverso la statale 18, la statale 267, cioè Piglio Mattini a Roma. Quotidianamente, all'innesto di questa statale con la Litorale che viene da Pesto, evito un incidente. Un incidente in quanto quella piccola rotonda che si verifica all'innesto della Litorale della statale, segnalata come rotonda, non è percepita tale dall'utente della strada. L'autista non la perde, non la percepisce come rotonda. Di conseguenza, chi viene da Pestum pretende la precedenza da chi sta venendo sulla statale e si rischia ogni giorno la collisione. Allora avevo chiesto con tanto di cortesia e tanto di gentilezza al comando vigili urbani di Agropoli e al sindaco di Agropoli, di una data a cui mi sembra abbastanza lontana, se ce l'ho qui davanti, il 27 giugno, di darmi praticamente una risposta e di pigliare soprattutto, così come avevo fatto con l'interrogazione del tempo, di pigliare soprattutto il riferimento. Non ho ricevuto nessun cenno di risposta, non ho visto nessun riferimento. Sì. Ha ragione, e mi prendo la cazziata, perché non ho risposto alla sua interrogazione. Però il 9/7/2019 sono stati mandati qua documentazione fotografica certa gli operai a tagliare gli alberi che in qualche modo impedivano la visibilità della segnaletica. Un primo intervento è stato fatto il 9/7/2019,
e un secondo intervento il 19/7/2019, quindi rispetto al termine di fine giugno che lei ha segnalato con un pizzico di ritardo, abbiamo pulito dalle piante per rendere visibile la segnaletica, che era il primo passo rispetto alla sua richiesta di rendere più visibile la piccola rotonda. Quindi ha correttamente mi ha ripreso, e quindi lì ha ragione perché non ho risposto, però almeno ho mandato gli operai a pulire la segnaletica. Posso darle una risposta, sindaco? È molto semplice correggere quella rotonda, a mio modo di vedere, però io non sono un esperto, quindi parli con gli esperti, cioè con i vigili urbani e con i tecnici. Ha visto come è stata fatta la rotonda quella da Gildo Russo? Cioè chi viene dalla statale, provenendo dalla Bibbia delle Mattine, trova praticamente una leggera S sulla sua strada che era una volta rettilinea, cioè quasi a dire guarda che ti sto imboccando in una rotonda, anche se poi in realtà è finta quella S, perché? Perché in realtà si continua a mantenere la direzione. Basta fare quello in corrispondenza delle litorane prima che si metta e avrebbero risolto il problema. Cioè imbeccare all'autista, all'utente, perché andare alla strada, che lì ci sta per entrare in una rotonda. Condivido bene l'osservazione, e stamattina per la verità, quando mi sono fatto le fotografie che evidenziano l'intervento di taglio delle piante che ostruivano la visibilità dei segnali, il comandante di Biasi, che a questo punto con me diciamo prende la cazziata perché anche lui non ha risposto, mi ha detto che effettivamente voleva fare un intervento, andava un attimino concordato con la provincia, perché sa, quella è una strada provinciale, e quindi sta preparando proprio un piccolo disegno da inviare proprio a loro per averne il parere. Io gli ho detto che, atteso che dobbiamo trovare un accordo che nei prossimi giorni verrà siglato per quel che riguarda finalmente la rotonda a mattine, con l'occasione che andiamo a fare questa cosa settimana prossima, portiamo pure già questo disegno in modo tale da ottenere dal responsabile della viabilità l'ok anche su questo piccolo intervento. Grazie. Sindaco, quinto punto all'ordine del giorno, interrogazione al sindaco da parte del consigliere Abate e del consigliere Caccamo su ospedale di Agropoli, mancata convocazione del consiglio monotematico. Do la facoltà ai due consiglieri di fare l'intervento. Credo che il sindaco farà un'unica risposta. Io sarò semplicemente rapido. Sindaco, quando abbiamo fatto l'ultima riunione congiunta, maggioranza e minoranza, in occasione delle varie richieste del Consiglio monotematico, seduti nella sala giunta, arrivammo a una conclusione talmente piacevole per me e speranzosa che diedi notizia tramite internet a tutti i cittadini di Agropoli dicendo finalmente abbiamo trovato un'intesa, c'erano quasi tutti i consiglieri della maggioranza presente, abbiamo trovato un'intesa, se nel giro di pochissimi giorni il sindaco non avrà delle certezze, delle risposte, comunque interverremo in modo congiunto, cioè maggioranza e minoranza piglieranno a cuore definitivamente la questione ospedale. Dopo quel mio intervento c'è stato il silenzio, però c'è stato l'esercito della quinta colonna che non ha risparmiato niente, bastava andare su internet e trovare i sensi della nostra incapacità, della nostra inefficienza, del nostro non saper fare. In parole povere siamo stati giudicati praticamente peggio di lei che non ha fatto effettivamente niente. Peggio, noi abbiamo fatto di più, abbiamo fatto ancora peggio, siamo stati praticamente coloro che forse avremmo fatto chiudere l'ospedale, molto probabilmente siamo forse quelli che non lo vogliamo fare aprire. Quindi sindaco, dia una risposta, non solo l'interrogazione del consigliere Caccon, che non ho avuto il piacere di leggere, ma dia una risposta definitiva, perché se no altrimenti dobbiamo pigliare provvedimenti che erano quelli che avevamo intenzione di prendere allorché invece arriviamo a una conclusione. Grazie. Prego sindaco. Ah, Caccamo, mi scusi. Non va. No, mi sposto da qua. Non ci sta. No. Quello là, non mi sposto. Consigliere.
Vabbè, questo adesso funziona, quindi penso che si senta. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera alla Giunta, al Presidente, i partecipanti a questo Consiglio, fisici e da casa. Presidente, giusto una comunicazione a 30 secondi a carattere personale, perché a seguito chiaramente dei movimenti governativi nazionali, io sono aderente a un movimento nazionale, ci tengo a chiarire che la nostra attività seminata l'11 giugno del 2017 va avanti inesorabile, senza nessun dubbio e senza nessuna variazione. I 16 uomini e donne che hanno supportato questo progetto si sentono oggi rappresentati da questo consigliere comunale, e le 5 stelle per Agropoli saranno, nei limiti del possibile che può fare un consigliere di minoranza, saranno continuate ad essere rappresentate in questo consiglio con le nostre istanze, con la nostra attività, finché questa consigliatura avrà seguito. Quelle che sono scelte di carattere personale, individuali, chiaramente non influiscono su questa attività. Ci tenevo a chiarire, Presidente, me ne vorrete scusare, ma era opportuno, essendo la mia attività, la mia attività deve dar conto a circa 1500 lettori a cui volevo dare questa comunicazione ufficiale. Allora, la interrogazione, facendo seguito a questa impostazione, la nostra attività politica verterà su tematiche molto importanti per la città. Vogliamo abbandonare la politica serrata del combattimento metro quadro su metro quadro. Non ha senso, perché più volte abbiamo provato a darvi un'indicazione. Chiaramente noi siamo minoranza e non abbiamo scalfito minimamente l'andazzo, se non in poche occasioni come quelle per esempio della scuola elementare e altre. Quindi diciamo, vi auguriamo buon lavoro per quanto riguarda la parte esecutiva che vi compete. Per quanto riguarda le grandi tematiche che devono essere trattate in questo Consiglio Comunale, dobbiamo ripartire da quello che è la tematica principale per questa città. Per quanto la sanità non è argomento di gestione comunale, è comunque l'importanza vitale di portare la discussione politica in questa assise. Per questo noi, con tre componenti della minoranza, ma indipendentemente dalla minoranza, in quanto consiglieri comunali, in quanto rappresentanti il 20% di questa assise, avevamo proposto e richiesto, secondo i dettami normativi, un consiglio comunale monotematico. Può piacere, non può piacere, possa essere utile o meno, questo poi sarà la nostra discussione a valutare, ma era stato più volte discusso, tra l'altro anche approvato, sia come capigruppo, sia come commissione sanità, quindi sulla cui importanza non stavamo più a discuterne. Ora non capiamo, insieme agli altri componenti, faccio rappresentante anche della collega Botticchio, che ha firmato con noi questa istanza, se espressa volontà politica, dopo il protarsi appunto di questa non convocazione, se vi è un'espressa volontà politica di opporsi a tale strumento di partecipazione politica e popolare, nonostante tutte le rassicurazioni del caso, se è a conoscenza che sarà allestita una sala operatoria presso la struttura del presidio ospedaliero di Agropoli, di cui si parla, e se ritenga che tale misura sia sufficiente a soddisfare le richieste di un presidio di pronto soccorso attivo H24, e la data, interrogo per sapere la data del Consiglio Comunale Monotematico. Grazie. Grazie consigliere. Prego sindaco. Chiedo al Presidente del Consiglio di convocare immediatamente una conferenza di capigruppo per quella è la sede in cui si individua la data, per trovare la data per il Consiglio Comunale Monotematico. Non ho nulla in contrario. Prendo atto, io domani mattina faccio la convocazione della conferenza dei capigruppi. Prego. Sindaco. Io sono anziano e ho paura sempre di sbagliare, però questa volta ancora una volta ho fiducia in voi. Ancora una volta, nonostante l'anziano, sa, l'anzianità, l'esperienza significa che io non si sente? Stavo dicendo, nonostante l'anziano sia arrivato a tale età, frutto di esperienza, ne ha fatta tante, se l'esperienza significa fregature passate, io ho ancora fiducia in lei. Lei, per darmi una risposta questa sera a questo livello, vuol dire che evidentemente ne avrà le tasche piene pure lei. Molto probabilmente è stato preso praticamente in giro e perdita di tempo anche per lei. Però sindaco, mi raccomando, che sia l'ultima volta io in cui possa incappare in una espressione di ingenuità mia, cioè avendo fiducia in lei come maggioranza. Questa volta nel Consiglio Monotematico vorremmo che lei, e penso di condividere quello
degli altri consiglieri di minoranza, la presenza, per quanto possibile, di tutti i consiglieri regionali che lei riuscirà a invitare, indipendentemente da quelli che riuscirete a invitare voi a livello nazionale. Perché questa sarà l'ultima volta che faremo consiglio monotematico sull'ospedale, perché dopodiché passeremo all'azione. E passando all'azione, chiaramente, a costo di passarci soltanto noi tre, perché visto che l'esercito della quinta colonna è molto più intelligente di noi, praticamente, quindi se vuol venire a dare una mano, venga, venga a dimostrare che almeno è capace di fare questo. Grazie, signor. Grazie. Mi consente una piccola raccomandazione che da parte. Mi voglio augurare che il consiglio che faremo sia un consiglio che abbia l'obiettivo di raggiungere soluzioni comuni senza che ci siano accuse. Ci mancherebbe. Cioè, sindaco, dobbiamo risolvere il problema dell'ospedale, non il problema fra me e lei o fra noi e lei. Sarà un consiglio che guarderà al futuro senza show, senza, ma con approccio costruttivo, io credo avremo fatto una buona cosa. Voglio fare un appunto soltanto, facciamo una proposta insieme. Bene. Ok, no, giusto per capire, perché il sindaco me la richiede, ma la proposta è congiunta. Se noi, se l'altra volta ci dividemmo su questo, però... Proprio per questo lo voglio ribadire, siamo davanti alle telecamere così con chiarezza. Benissimo, bene. Ok, sesto punto all'ordine del giorno. Prego. La quisquiglia del singolo Granello, però fatemi rispondere su questa tematica molto importante, perché l'interrogazione era molto specifica e proprio perché, sindaco, noi non, assolutamente non vogliamo venire qua a perdere tempo. Scusami, il fatto della sala operatoria, giusto? Sala operatoria, sì. E anche io voglio sentire da lei, i cittadini di Agropoli, voglio sentire da lei se vi è un'espressa volontà politica che prescinde dalla sua scelta personale, intendiamoci, è qua che non voglio fare polemica. Io voglio sapere se c'è una politica, che sia regionale, nazionale, locale, che sia contraria a una lotta specifica ai fini della riapertura di un pronto soccorso attivo dell'ospedale Agropoli. Qua deve essere molto sincero con se stesso e con gli altri, perché purtroppo questa è una tematica che purtroppo, fortunatamente, insomma, c'è comune a tutti, quindi c'è poco da dividersi. Quindi anche la premessa che fa, io capisco il senso, ma è scontata che su questa tematica cosa dovremmo fare? Cioè, ci siamo confrontati nella capogruppo, ci siamo confrontati nella commissione, abbiamo delle trovato, cioè, non siamo stati noi che poi abbiamo rassegnato dimissioni, abbiamo sempre creduto in queste idee. Non è vero poi che non abbiamo trovato una proposta condivisa, perché le abbiamo dato anche mandato pieno per formulare una proposta. Chiaramente per condividere qualcosa lo dobbiamo vedere prima, Presidente, mi concedo, cioè non è, le sorprese... A più mani, noi facciamo qualche cosa, quindi non due mani, a più mani. La bozza ce la fa il sindaco, la giunta, insomma la parte esecutiva, noi come Beh. Consiglieri comunali prendiamo l'atto, la modifichiamo, poi veniamo in consiglio comunale, è chiaro che deve essere una mozione portata all'unanimità di tutto il consiglio comunale avanti. Perché mi voglio sperare che noi non alziamo bandiera bianca. Ho chiarito questo. Allora, le tre domande erano la data e mi ha risposto, vabbè, la fissiamo insieme col Presidente del Consiglio Comunale. Quindi possiamo già domani... anche fissarla adesso, manca soltanto il capogruppo della lista Coppola, il consigliere Cammarota, possiamo farla in diretta, tranquillamente. Sì, da parte mia possiamo già fissare la data che domani mattina faccio partire la convocazione. Lunedì mattina ore 11 facciamo la conferenza dei capigruppo. No, se lunedì possiamo evitare perché abbiamo l'assemblea dei sindaci. Martedì mattina? Sì. Ok, io allora convoco la conferenza dei capigruppi martedì mattina ore 11. Per stabilire. La conferenza dei capigruppi ha compreso il presidente Botticchio che non fa parte di alcun gruppo, deve venire. Io, il consigliere Botticchio sa che quando ha bussato la porta dell'ufficio di presidenza io l'ho fatto accomodare come qualsiasi consigliere che voglia partecipare. Non ci sta nessun problema. Allora spostiamo la conferenza nella sala giunta e invitiamo tutti i consiglieri che vorranno venire a questo punto. Bene, allora martedì ore 11, io faccio partire segretario domani mattina la convocazione. Sì. E quindi se vi è una volontà politica era la prima domanda, senza diciamo reticenze del caso, e se si ha conoscenza che sarà allestita questa famosa sala operatoria, sarà secondo lei sufficiente, secondo le sue competenze? Sì. Allora, sulla prima domanda io credo che la risposta sta in quel famoso atto
dove c'è scritto che Agropoli è da considerarsi un pronto soccorso in deroga, quindi lì si esprime una volontà. Di là a ottenere però realmente il pronto soccorso c'è un percorso che secondo me è molto complesso per una serie di problematiche che io ho riscontrato e che in parte sono effettivamente di difficile soluzione. Quindi io penso che ci sta la volontà, però i problemi da superare sono molti, ne possiamo parlare con più calma anche, sono molti e di difficile soluzione. Ciò non toglie però che il problema più è difficile e più è grande che ci vuole più forza ancora per risolverli. Quindi probabilmente posso dire che forse non si è utilizzata la grinta necessaria per risolvere il problema, ma se devo dire in tutta onestà, vi sto parlando veramente con onestà, che c'è una volontà contraria, no, perché non avrebbe nessun senso. Certamente le difficoltà come la cronica assenza di personale di questa ASL e di tutta la regione è certamente un problema di non facile soluzione. E allora lì ci vogliono però degli atti gestionali forti, molto forti, che vanno anche al limite della normativa, attesa l'importanza che riveste per noi e penso per quest'area di territorio l'ospedale, che è evidente che se non ci sono graduatorie funzionanti da cui attingere personale, benissimo, si trovi altro modo, assunzione temporanea dirette qualora fosse possibile, Alpi qualora fosse possibile, non lo so. Però credo che non sia neanche probabilmente compito mio dover capire qual è la strada da percorrere e quindi credo che in senso assoluto, per chiudere, non c'è assolutamente una volontà contraria. C'è una cosa difficile da fare, che la stanno affrontando, probabilmente, certamente ci vuole più grinta. Allora il senso della nostra riunione può essere quello di dargli una spinta maggiore perché si affronti con maggior grinta, ma che ci sia una volontà contraria, no, assolutamente. Sindaco, due. No, chiedo scusa se non accendo nemmeno il microfono, ma un'eventualità che a lei sia stato riferito questo con sincerità da parte di chi gliel'ha riferito, da parte di quello che sta dicendo, perché credo tranquillamente, lascia intendere che la pigliata per culo che ha subito il popolo di Agropoli in certe fasi è ancora peggio. A me mi piace ancora di più. Se questa stessa persona, stiamo parlando del governo della regione Campania, oggi nei confronti dell'ASL ha problemi praticamente economici, così come le ieri. No, non problemi economici, no, consigliere. Non problemi economici, sono problemi, allora. Senza. Non sono problemi. Il problema è il personale. Devono fare questi benedetti concorsi rapidamente. È il commissariamento, ingegnere Abate. È il commissariamento, e riparto sul commissariamento. E quindi manca il personale. Non è un fatto di soldi, consigliere. La posso portare a gente esperienza, sui soldini, la soluzione per il personale, è che i soldini no, non è un problema di normativa, commissariamento incrociato con la normativa presente, ci sono una serie di problemi, però voglio dire, credo che in quel consiglio cercheremo anche, se riusciamo, perché se c'è la calma e la pazienza, perché sarà un lungo consiglio, visto che non dobbiamo parlare con calma, se c'è la calma e la pazienza di tutti, mi auguro di poterla affrontare anche in maniera più compiuta, scendendo anche in dettagli, perché no, tecnici, d'altra parte credo sia giusto a questo punto approfondirli in maniera compiuta e a quel punto, una volta che l'avremo affrontato insieme, valuteremo. Però ripeto, non c'è un meccanismo contro. Rispetto alle sale operatorie, due sono quelle previste e è tutto stato deliberato, gare fatte. Sono nella fase in questo momento che stanno spostando i reparti perché l'area scelta per le sale operatorie è un'area che era stata individuata per fare altro, quindi va liberata quell'area, spostato quelle cose che stanno facendo in quell'area in un'altra parte e poi posizionata. Anche questo richiede tempo, richiede tempi, richiede atti, richiede, però ripeto, anche lì se ci fosse, noi sappiamo come funziona, insomma, ci sono tanti modi per fare un affidamento di un lavoro. Allora si può essere più veloci o più diciamo più attenti. Le due cose non vanno necessariamente in contrasto, né sono tutte e due che vanno contro la normativa né fuori legge.
fa evidente che sono delle cose che possono essere fatte più velocemente, magari con degli affidamenti diretti ove possibili, magari con delle gare, diciamo, ristrette, perché magari sotto soglia, bene? Quindi o degli acquisti direttamente sul MEPA, perché qualora dovesse essere possibile, allora, se si agisce così si accelerano i tempi, se si fa la gara aperta, che certamente favorisce una maggiore partecipazione, se si organizzano procedure di più ampia partecipazione, certamente ci vuole più tempo. Quindi ecco perché dico, per essere pratici, se si vuole accelerare si può, ma non è che non stanno facendo niente. Mi auguro di essere stato chiaro, però lo saremo magari meglio. Grazie. Sesto punto all'ordine del giorno, interrogazione all'assessore Lambasona e al vice sindaco Benevento da parte del consigliere Botticchio su ospedale di Agropoli. Mancata convocazione, consiglio monotematico. Consigliere Botticchio, prego. Io, consigliere Botticchio, gli aggiungo... diciamo. Bei sorrisetti del sindaco, grazie a Abate, perché poi si arrabbia sempre, invece così ho goduto anch'io dei suoi sorrisi e mi fa piacere, perché quando sorride è più bello, sindaco. Allora, consigliere, le faccio una domanda, gli è pervenuta una nota da parte dell'assessore Lambasona? Sì, l'ho letta, ma quasi niente, poca, lo riassumo, faccio una sintesi di quello che la dottoressa ha detto, la devo fare. Ok, no, giusto per avere... Sì, non si arrabbia, assessore, tranquilli. Mo parliamo di ospedale, però veramente, di quello dello stato attuale, non è inutile che si incazza e fa il muso, dell'ospedale di Agropoli, le cose come stanno, che è tutt'altra cosa, e che lei in qualità di assessore, inutile il cart che mi manda ieri sera la letterina, io l'ho letta, la ringrazio, perché mi rammenta e mi segue, perché dice sui social ha detto questo e là, e quindi mi fa pure piacere, vuol dire che lei mi segue, ha interesse a seguire le mie azioni e la ringrazio. Allora parliamo davvero dell'ospedale di Agropoli, dell'ex ospedale, quando il 2013 ci hanno messo i catenacci e poi ogni tanto arriva la politica e ci si presenta con la caramella. Allora non vogliamo, è inutile fare i discorsi, facciamo qua, facciamo là, allora qua si deve fare un'azione, cittadini di Agropoli, sindaco, consiglieri e l'assessore Lambasone, che era la prima, come assessore di Agropoli, come mamma, come medico. Come medico lei e qualche familiare in forza a vallo. Ma stiamo scherzando. Io sto lì seduta, vedo gente che viene, dice, mi sento male. Sì, ma qua la radiologia non funziona, le analisi non funzionano. Sì, però, cioè, scusate, ma no, io devo parlare, perché i minuti li voglio. Però voglio dire, perché qua tutto bello. Prima abbiamo sorriso, tutto bello. Sì, non è bello. Io devo dare spiegazioni a loro. Perché in mezzo a quei cittadini là c'è chi ha perso la vita, c'è chi non ha avuto l'assistenza. Bene, perché vallo è intasato. Lo vede? Come? Lo vede così Rabbate? No, ma consigliere Abate, capito? Io sono. E che c'è? Voi andate d'accordo e via male. Vede, a me cioè, fa piacere. C'è che un lei punto stama è mantenere la discussione su un ambito di io serena. Tutelo i diritti. Lei non deve interrompere. Lei non deve interrompere. Sbaglio. E poi lei non è interpellata, la dottoressa Lambasò. È sempre. Questo fatto che lei vuole prendere una questione personale con la dottoressa Lambasò. Invade. Che c'entra con la chiusura dell'ospedale? E perché che c'entra? Lei ha coordinato altri qua quando volevo andare. Che c'entra la dottoressa Lambasò con la chiusura dell'ospedale? Lei non mi ha fatto andare. Che c'entra? Che c'entra? Perché io dissi aprile, dottore, mancano le sedie, andiamo. No, ce la vediamo noi. E ho visto. E questo è il modo di parlare in un consiglio comunale, consigliere. Ospedale te la vedi tu. E questo è il modo di parlare in consiglio comunale. Siete fallimentare, vi dovete dimettere. Dobbiamo andare a casa e dare la parola ai cittadini. Non è possibile, non c'è sicurezza, non c'è sanità, i posti di lavoro sì, i vostri. Basta, avete scocciato, non so come dirvelo più. Certo, applausi, hanno paura, ma non li vedi che sono impauriti, la gente se ne va, non ci viene i consigli. Ma hai fatto paura, l'inaugurazione l'altro giorno. Che non è corretto applaudire nel consiglio, non è previsto. Non è previsto. No. Non è previsto neanche che lei interrompa. Non è previsto neanche che lei interrompa. Per cortesia, silenzio in aula. Allora, dottoressa. Ho fatto anche io l'opposizione, non ho mai applaudito in aula. Dottoressa. Per cortesia. Allora, torniamo al discorso ospedale.
il pronto soccorso non è un pronto soccorso, non è un passato, c'è una guardia medica di sera. Questa, la storia del medico rianimatore lei la sa, qualcuno, non so chi, è andato pure a Salerno qualche giorno fa, mi hanno detto, ma non so se è vero, voglio fare il gioco del non è vero, si dice, ma non è vero, che una macchina dei vigili è partita con una persona del comune a parlare per quanto riguarda il medico rianimatore, il presidio, perché poi è arrivata la Croce Bianca. Non lo so, si dice, ma non è vero, che qua bisogna saper parlare. Quindi non lo so chi è andato a Salerno. Non io lo vado so, a Salerno, io vado a Salerno con la macchina dei vigili. No, io. Chi è andato? Qualche assessore è andato. Io vado, con vado qualche io, altro sindaco. Vado io. Oh, sono andati a Salerno. Vado io a con la parlare. Macchina dei vigili. Non sempre. Era lei come. Vado sindaco. In regione, vado in provincia, vado all'ASL, vado, mi porto nei posti dove il sindaco deve lei andare va. A trattare. E quante volte abbiamo chiesto, parliamo di ospedale, mai non consiglia, mai niente. Io ho una delibera. L'abbiamo appena fatto. C'ho una delibera. 500. Ma dove stava prima la consigliere? No, perché quello gli brucia, capito? Ma dove stava prima la consigliere? Perché Abate lo fa parlare a me no? Gli è più simpatico? Sì, molto. Allora, 509.000 euro per l'ospedale di Agropoli, questa sarà la caramella che De Luca ha previsto per Agropoli. Ma questo per il 2019? Certamente, si aprirà, penso, aprile-maggio, perché poi ci sono le elezioni, dovete pure capire, no? Oh, certo, per le regionali, 5 anni fa... La però questi cosa. Show mi auguro non saranno non questo show, show questa è la verità, cittadini miei, voi siete all'abbandono, perché poi capito in è un abbandono totale con questi qua, perché questi qua vi somministrano la caramella al momento opportuno. Questa è la delibera che la dottoressa, poi mi aspetta una spiegazione, la 285, che la Serra non ha riconosciuto, è scappata via, la Serra è a casa per colpa di questa delibera. Poverina, mo stasera menzionano pure avuto che. Ma lei, quando me lei è che ha dissentito da questa delibera la dottoressa Serra, perché questa delibera la dice tutta, è la delibera del 285 del 25 ottobre. Consigliere Botticchio. Dove si difende? Consigliere Vallo? Botticchio, una domanda. No, una domanda. Deve formulare l'interrogazione al vice sindaco e alla dottoressa. Qual è? Vabbè, perché io mi faccio per cortesia, pigliare dalla, le chiedo dalla questo. Passione, io la voglio far parlare. Qual è la domanda? Qual è la allora, domanda? Qual domanda è l'interrogazione? Qual è, qual è? La domanda, voglio dalla dottoressa Lambatone che mi dia delle spiegazioni di questa delibera, perché non parla di pronto soccorso, non parla della prima emergenza, parla semplicemente di un weak surgery. Questo weak surgery che ma questo non è l'interrogazione, consigliere. Non è l'interrogazione? No. Allora, si sta confondendo un po'. Gli leggo. Confonde. Confonde, guarda un le po'. Posso leggere? Chi è che confonde? La buona lei. Politica o la cattiva politica? Confonde. Perché racconto. E come me le vado a pigliare? Vedi sì, le sì. Cartine? Cioè non avevo le parte. Allora. Vuoi fare l'interrogazione? Ha parlato 20 minuti e non ha fatto ancora l'interrogazione. Ho raccontato un po'. Allora, al vice sindaco e dottoressa Lambasoni, in qualità di medico. Se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Agropoli. Bene. Un minuto ci voleva, ho fatto bene. Un minuto. E gli ho fatto vedere le delibere, gli ho fatto vedere le delibere. Vabbè. Che fare. Devo aprire gli prego, ho... assessore Lambasoni. Consigliere Botticchio, io la ringrazio per avermi interrogato sull'argomento. Prima la dottoressa? No. Vuole pagare prima il vice sindaco. No, interroga il vice sindaco e la dottoressa. Ma lei ha stabilito l'ordine, consigliere? Ma l'ordine l'ha stabilito lei. L'ordine? Vabbè, ma comunque l'ordine. L'ordine l'ha stabilito lei. Sì, siamo alla lettera. Quindi... Io la ringrazio per avermi interrogato su questo argomento, ci mancherebbe altro, ma allo stesso tempo mi sembra che su un argomento di primaria importanza per le sorti del paese a cui teniamo tutti e non solo lei, consigliere, se ne debba occupare in prima persona il sindaco, tant'è che agli incontri sia in regione che all'ASL è stato il sindaco ad intrattenere i rapporti sia con il direttore generale che con i componenti della SISE regionale che si occupano della problematica. Per quanto riguarda l'oggetto della convocazione,
che a me fa anche molto piacere, le dico la verità, il sindaco ha già risposto e ha dato mandato alla conferenza dei capigruppo di convocare il consiglio monotematico. Grazie. Grazie vice sindaco Benevento. Prego, vabbè, assessore Lambrasconi. Allora, visto che io ho protocollato la risposta il giorno 24, ma lei non è soddisfatta della risposta, come ho capito l'ha letta e riletta, però non è soddisfatta, lei mi chiama in qualità di medico, allora mi deve far finire di parlare, visto che lei, io sono stata in silenzio e ho ascoltato. Allora lei mi scrive, le carte sono carte, l'italiano è italiano per tutti, ok, possiamo metterle anche là. In qualità di medico, ok? Quindi io la rispondo in qualità di medico. Mi scusi, ma devo finire di parlare gentilmente, lei ha parlato, non l'ho interrotto. Va bene, quindi se è stata protocollata, tutti possono prenderne atto, tutti i consiglieri e tutti i cittadini. Io rispondo in qualità di medico, perché la domanda è stata formulata in qualità di medico, ma non come amministratore, né come assessore, né come delegato alla sanità, che non ho. Quindi rispondo in qualità di medico. Mi dispiace, ma lei così me l'ha fatta la domanda, io così rispondo, perché l'italiano resta italiano per tutti. Va bene, quindi con la indicata interrogazione il consigliere comunale formula istanza di acquisizione, notizie in ordine alla situazione del presidio ospedaliero di Agropoli, questo ha scritto, sul presupposto è dato di presumere della funzione professionale di medico, perché lei l'ha scritto, segnatamente ospedaliero, che la scrivente ricopre nell'ambito dell'azienda sanitaria locale Salerno, come tutti sanno, Vallo della Lucania. Premesso che in qualità di dirigente medico, dipendente della suddetta azienda, ove fosse a conoscenza di eventuali documenti programmatici o attuativi in relazione alla situazione ospedaliera in ambito, tra cui il presidio ospedaliero di Agropoli, non le sarebbe consentito, mi dispiace, ma se non preventivamente autorizzata, perché io lavoro come medico, dal dirigente gerarchicamente sovraordinato, rilasciare alcuna dichiarazione che possa generare incertezza e o confusione o aspettative nella comunità di Agropoli. L'occasione, e la ringrazio, è gradita per permettere all'odierna referente di manifestare e rendere pubblico del continuo ed incessante impegno politico profuso, in modo particolare del nostro sindaco e di tutta l'amministrazione comunale, da quando siamo nel 2017 qui in atto, sia in campo politico che istituzionale, affinché la condizione del presidio ospedaliero di Agropoli venga ulteriormente potenziato a garanzia delle legittime istanze di tutta la comunità di questa città di Agropoli, di cui facciamo parte anche noi. Lo sforzo in tal senso, mi permetto di dire, è incessante, continuo e quotidiano. Sono i momenti continui di confronto che il nostro sindaco giornalmente ha con la direzione sanitaria aziendale e dirigenziale, anche attraverso i referenti politici regionali. Tuttavia, la signoria vostra, io la seguo come lei ben vede, ha evidenziato attraverso la pubblicazione sui social di video ed immagini più volte la sua presenza all'interno dei locali del presidio ospedaliero di Agropoli, facendosi ritrarre con tanti dirigenti medici in servizio, ai quali avrebbe e ha fatto formulato le medesime istanze al fine di ottenere quanto richiesto con la presente interrogazione. Altresì, sempre per il fine richiesto, va evidenziato che la signoria vostra, attraverso diffuse notizie sui social, ha reso pubblico di aver avuto anche un incontro con il direttore sanitario Adriano De Vita, o sbaglio? Giusto? Nella qualità di direttore sanitario del PO di Vallo della Lucania, con responsabilità gestionale anche del PO di Agropoli. E da quell'incontro, e presumo dal tenuto confronto comunicativo con il dirigente di vertice aziendale, che avrebbe potuto ottenere tutte le notizie che lei in questa sede sta cercando oggi, anche perché il direttore sanitario al quale lei si è rivolto è sicuramente più in alto di me a poterle dare spiegazioni in merito. Tanto le dovevo, per quanto ragione, per la domanda fatta. Prego, consigliere Bottiglia. Vice sindaco,
Eugenio Benevento. Senza offendere però, così. Offendere, ma perché è stato molto garbato. Sì, sì, lei offende, sì. Dove le risulta che offendo? Allora, se lo fa a me, mi va bene, la mia giunta oh, no. Ma lo può fare solo a me. Che amore che ha sì. Per i suoi collaboratori. Babbo, lasciamo perdere, poi dice che io offendo, lasciamo sta. Allora, vice sindaco Benevento, l'altra volta lei mi disse, io sono 15 anni che sto qua, ho tanti voti, ma non le sembra pure di... no, lo disse lei, disse io sto qua da 15 anni, guarda c'è un video, Oh, e allora è una persona molto votata, molto amata, molto seguita, vice sindaco, assessore, ma come mai di questo ospedale, che prima io mi aggancio anche alle parole della Lamba, su noi come amministrazione, sindaco e tutti qua, stiamo lavorando in sordina, perché qua per dire una parola non avete mai... Io devo andare presidio ospedaliero per capire qualcosa, quindi evidentemente lavorate in sordina. Questa, esistono carte? Oh, esistono carte? C'è sta la... Signora, il pubblico... E allora, le posso dire, caro vice sindaco, perché lei è un assessore, voi gli assessori sono pagati, prendono lo stipendio dal comune di Agropoli, perché per curare i cittadini, cosa bisogna curare al primo posto? La sanità, i posti di lavoro, tutta la sicurezza. Ma scusate, ma perché è compito mio verificare, andare, tirare fuori le delibere, capire, cercare? Dopo poi una storia e storia, si è deciso di fare un consiglio martedì, quando è alle 11. Cioè, ma voi vi rendete conto dal 2015 quante morti ci sono state? Morti dopo il 2013, la chiusura dell'ospedale, ma non era il primo problema che andava? E perché a me non mi trovate vicino? E perché non incominciamo a raccogliere firme, incominciamo a De Luca a prenderlo a parole, quelle vere, non dire portaci un candidato che amuceramo i voti pure a quest'altro, altro 2020, perché io poi vi ho portato 509.000 euro per aprire una Week Surgery. No, noi vogliamo che l'ospedale di Agropoli torni di nuovo nell'emergenza, deve tornare come Rocca d'Aspide, come Sapri. Il caro Franco Picarone, 2650 voti, era presente a Sapri per difendere il ma punto nascita. No, no, tu mi interrompi, la devi smettere. Allora, era a Sapri per difendere il punto nascite, i voti li aveva presi Agropoli. E io l'ho guardato anche storto, e quello se ne è accorto, per dire, io Agropoli hai preso i voti, ma difendi Sapri. Come mai i sapresi si difendono il loro? Solo Agropoli no, perché Agropoli non si sa. Allora, caro Eugenio Benevento, io la stimo e la rispetto, ma lei è un vice sindaco, assessore da 15 anni, migliaia di voti. Ma scusa, noi investiamo, noi città di Agropoli, investiamo su un assessore, vogliamo il meglio. Perché Picarone? Voi siete PD, la Lambasone è PD, Eugenio è PD, come mai Franco Picarone è PD, va a Sapri e difende che il c'entra? Punto nascita e non viene a Agropoli? Smettetela di prendere in giro i cittadini, lì c'è Diego che ha perso la moglie, mio amico. Ma finiamola, ma io non voglio sbattute le mani, perché io lo faccio con passione. Perché non incominciate perché a scalpitare, che a ribellarvi al sistema PD, a ribellarvi al sistema PD. Finiamola. Ci dobbiamo ribellare, dottoressa Lambasone. Mi troverà al suo fianco, ma si ribella, finiamola l'italiana. Consigliere Butticchio, la prego. La prego. Grazie, grazie, ho finito. Ci sono repliche o chiudiamo l'argomento? Chiudiamo l'argomento e passiamo. Io vorrei fare un'aggiunta. Questo per fare chiarimento. Non è che voglio intervenire quelli che sono i rapporti fra la consigliere. Voglio soltanto dire una cosa. La consigliere Botticchio, indipendentemente dal mio modo di vedere, dal mio modo di valutare, indipendentemente dal modo di esprimersi, in realtà porta avanti a conoscenza vostra. Ne siete già a conoscenza, ma è giusto che lo faccia. Porta a conoscenza vostra il rammarico che c'è nel cittadino agropolese. Questo rammarico nel cittadino agropolese c'è, sindaco, permane, continua. Non voglio assolutamente dire che lei non ha fatto, non lo sta facendo niente,
Assolutamente, voglio dire che è arrivato il momento per questa città di unire persone come Gisella che si esprime come io, persone che si esprimono come me o come Contolato e cittadini praticamente che sono presenti in un unico focus, in un unico indirizzo, e ci stiamo riuscendo molto probabilmente, non soltanto grazie a me o grazie a Gisella, ma grazie a tutti, alla vostra volontà. Però certo, ci mancherebbe, però adesso è arrivato il momento di smetterlo, cioè smetterla nel senso di dire PD ha dei suoi referenti, è giusto, capisco. Ma quando si parla di altro che dal campo sportivo, quando si parla esempio come della Rozzo, del fatto della palla a volo, quando si parla della corsa della palla, casa palla rasa, tutta la gente, mo basta, guardiamoci nelle palle degli occhi e agiamo. Grazie consigliere. No, presidente, scusate, consigliere Botticchio, no. Il fatto che lei abbia quasi fatto passare... Sì, molto. Molto, però mi fa parlare ora. Consigliere Botticchio. Il fatto che il consigliere Botticchio fa un intervento quasi a dire come il sindaco avesse qualche responsabilità rispetto a delle persone amate da tutti, non solo lei, in questa città. E quale cosa? No, lei ha fatto un riferimento anche a una persona... Non che fare la parte dell'indagine. Mi faccia parlare, consigliere. Non funziona, mi faccia parlare. Franco Picarone era Sapri con 2700 voti, sfruttatori di popolo di voti, vi prendete solo i voti. Consigliere Botticchio, passiamo. Sono consigliere comunale, sono sindaco. Consigliere comunale. L'ingegnere è amico tuo, per caso? Perché l'ingegnere, mi deve bacchettare? Consigliere Botticchio. Stia zitto. Allora, stia zitto. Consigliere. Meglio, stia zitto. Ok, passiamo a sette. Grazie. Non serve a niente, non serve a niente. Devono essere contro chi ha rovinato l'ospedale di Roma. Lo devono dimostrare. A bella faccia, non mi piace. Non Settimo punto all'ordine del giorno. Interrogazione all'assessore Lambasone da parte del consigliere Botticchio su scuola Cannitiello, mancanza adeguata, fornitura su pellettili. Prego consigliere Botticchio. Vabbè. Devo capire le carte e devo parlare con le carte. Allora, interrogazione a risposta orale al question time, mancanza forniture adeguate a scuola Cannitiello. Questo è. Posso rispondere? Certamente, grazie. Certamente, grazie. Allora, anche questa risposta l'ho fatta protocollare in modo che tutti possano leggerla con calma. Allora, premesso, e forse la consigliera Gisella Botticchio non sa di questa cosa, che l'istituzione scolastica, nella qualità di dirigenti di ogni istituzione scolastica, è l'interlocutrice di questo ente locale, ossia in parole povere, semplici, forse sono un po' più complicata, sono i dirigenti che ci comunicano qualora ci siano deficienze, e non verbalmente o per mezzo... in mezzo alla strada, ma comunicazione scritta di quello che manca, tenendo conto che l'articolo 107,2 del testo unico 94 aggiornato al 2018 per quanto riguarda gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco della scuola materna statale sono a carico dello Stato, quindi si vada a leggere la norma, quindi presupponiamo che tutti gli arredi sono a carico dello Stato, che sono i dirigenti che ci comunicano in maniera preventiva ciò che manca. Nel caso specifico,
la richiesta di esigenza di arredo scolastico presso il plesso di Cannetiello da parte della direzione didattica, perché questa è la procedura legale, ok? Segnatamente banchi e sedie, da premettere che mancavano solo 10 banchi e 10 sedie in un solo, in una, mi fai parlare? Non ti interrogavo. In una sola classe, e non come fa capire dalle interrogazioni, c'erano più classi, ma solo una classe del plesso Cannetiello, è pervenuta in tempestiva, mi scusi, mi fa finire, rispetto all'apertura dell'anno scolastico 2019-2020. Invero, detta comunicazione è pervenuta solo il venerdì 13 settembre 2019 al protocollo generale del Comune di Agropoli e mai al mio indirizzo personale di questo assessorato, quindi io non ne ero neanche a conoscenza. Tuttavia, nonostante ciò, in pari data, cioè nella mattina del 16 settembre 2019, giorno di inizio della scuola, appena avuto notizie di questo inconveniente, ci si è subito adoperati insieme al sindaco per far cessare ogni ulteriore attività e dirottare tutti gli operai della società Agropoli Cilento Servizio, dapprima presso il plesso di Via Verga e successivamente per il plesso Cannetiello. Quindi nel giro di 10:30-11 erano complete le classi. Quindi voglio ulteriormente dire a chi ascolta da casa o qui che non risponde nemmeno al vero quanto la consigliera Botticchio ha indicato nel suo monologo trasmesso a mezzo social, in quanto la responsabile del plesso di Cannetiello, scolastico a scuola primaria, ha negato alla referente, al sindaco e all'addetto stampa di aver mai proferito le frasi da lei trasmesse nel video. Il mio impegno personale e di tutta l'amministrazione comunale per tutte le esigenze della scuola e per quanto è necessario al sistema scolastico di ordine e grado è sempre alto e l'attenzione è sempre alta. Quindi, cara consigliera, va a vedere quando ci è pervenuta la richiesta e chi ne fa atto, in tempi e modi giusti. Guarda un po', io sono per la... Scusi, vi finisco di parlare. Allora, questa amministrazione è per risolvere i problemi, cosa che è stata fatta lunedì mattina in maniera tempestiva. Erano 10 banchi e 10 sedie di una sola classe, di una sola classe, e appena se ne è venuto a conoscenza si è opportunamente risolto la problematica. Ok? Grazie. Mi dissero un giorno, prenditi le carte. Consigliere Botticchio. Vai, vai, finisci di parlare. Mi dissero un giorno, prenditi le carte. No, 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 no. Certo, e scoprirà anche chi è stato. Diciamo che al primo giorno di scuola i bambini non si sentono mai. Quindi abbiamo dato il tempo di risolvere il problema. Voi siete bravi, allora amministrare siete incapaci, però vi riconosco una capacità, io questa ve la riconosco, a sminuire. Cioè se è giallo il colore, voi avete la capacità di venderlo per verde. Cioè dice che la grande venditrice ero io, invece siete voi, mi superate. Allora, questo documento non l'ho scritto io. Alla dirigente scolastica, per conoscenza al distretto scolare, all'ufficio manutenzione. Fatto il 21 luglio agosto, firmato sottoscritta Passaro Vittoria e Cauceglia Anna in qualità di docenti responsabili del PLES. Ma volete sapere tutto quello che mancava? Poi è ancora peggio, perché se diranno io questo documento non l'ho visto e l'ha trovato l'opposizione all'ufficio manutenzione, è ancora peggio e più grave, perché questo è il disinteresse che loro hanno verso effettivamente la scuola, perché sanità, scuola, sicurezza, posti di lavoro sono le cose primarie per una città e siete e trascurate. Uno, adeguamento, chiedono queste maestre di Cannetiello, adeguamento. La, no, no, vabbè, ma è il dirigente, perché si segue la gerarchia. È scritto, lei vuole negare l'evidenza, la neghi pure.
Allora, non ti fanno parlare perché non vogliono, cioè proprio è così. Allora, adeguamento, ma scusa, io vi ho fatto parlare però. Adeguamento impianto di illuminazione a norma in tutte le classi. Vabbè, ci sono anche cose, voglio dire, che potevano anche aspettare, perché non esageriamo. Punto 3, vado al punto 3, ferma, vi dovete stare zitti perché io... No. Numero 3. Adeguamento, arredo scolastico, banchi e sedie mancanti. Qua dice addirittura nelle varie classi, però dato che io sono andata lì, perché io poi mi devo sempre, effettivamente la seconda elementare dopo le 11 hanno portato dei banchi, erano della Somalia, venivano, erano da terzo mondo, cioè immaginate una cattedra con scotch, cioè proprie cose, e l'hanno portate. Io riconosco. Ma perché queste falsità? Perché io non devo... Almeno dica la verità. È scritto almeno qua. Dica la verità. Ma quale terzo mondo? Ma perché venivano dalla Somalia? Venivano dalla Somalia. E poi devo da ridere perché poi mi diverto. Ma io la politica, a me c'ho passione, mi diverto, no, lei e poi mi piace raccontare. Lei offende, consigliere, offende. Poi numero 4, quarto punto, controllo serratura porta dell'aula blindata, perché qua i ladri non mancano, cioè controllo serratura. 5, necessità di dotare la scuola di cancelli elettrici, video, citofone, sicurezza, mamma quante cose che chiedono, imbiancare, installare, riparazione a rete, cioè una scuola abbastanza, non voglio usare il termine sgangherata perché non lo uso, però con problemi che... Con i banchi da terzo mondo avete sopperito, però mancano altre cose. Basta, ve le ho dette, poi possiamo andare anche con la dottoressa insieme. Io come il mese di aprile, come per il mese di aprile, sono ancora disposta a collaborare. C'è un video del mese di aprile dove io ho invitato la dottoressa ad andare insieme a Cannetello, che mancavano qui, mi sembra 10-15 sedie, e il signor sindaco, che si arrabbia tanto, disse: non c'è bisogno, non sono mai andati, vengono dopo di me. E sono andata io l'altra mattina e poi sono arrivati loro. Meno male che qualcosa serve, vedi, la minoranza serve a qualcosa, l'opposizione serve perché risolleva il problema e poi loro vanno. Grazie. Allora, prego, sindaco. Fermo restando che è possibile chiedere tutto, anche la luna, quindi un insegnante può chiedere, voglio dire, le televisioni, può chiedere la televisione, può chiedere il letto, può chiedere i divani, no? Le insegnanti possono chiedere tutto. Funziona in questo modo. Le insegnanti e i responsabili di plesso comunicano al dirigente scolastico quelle che sono le loro richieste. Il dirigente visita le strutture e verifica, rispetto a quello che sono le note che a loro sono pervenute, e comunica all'ente, come diceva giustamente l'assessore Lambasona, quelle che sono le richieste che noi prendiamo in considerazione. Il comune di Agropoli non può prendere ogni richiesta di ogni singolo insegnante, che può essere non in linea con la direzione didattica, può essere superfluo, può essere... è normale che le richieste sono tantissime. E quindi cosa è successo? Queste richieste sono arrivate alla dirigente, la dirigente le ha girate il comune e noi abbiamo soddisfatto a tutte le richieste che la dirigente ha fatto. Chiedete alla dirigente del secondo circolo, la dottoressa Verrelli, se l'ente comune di Agropoli ha soddisfatto le richieste che lei ha fatto. Con un solo 2 giorni di ritardo abbiamo completato anche il posizionamento, sempre a Cannetiello, della pensilina all'esterno, che era una delle richieste che era stata fatta. Abbiamo quindi adempiuto a tutte le richieste che la dirigente ha fatto. Chiedete alla dirigente se ci sono ancora problemi. Certamente la dirigente può anche chiedere, rispetto al cancello, che si posizioni un cancello automatico, voglio dire, e io posso valutare che il cancello automatico non è essenziale al fine dello svolgimento della scuola, perché un bidello può benissimo farlo scorrere a mano. Quindi le richieste possono essere tante, l'importante è che le scuole sono degne. Altro che terzo mondo, consigliere, lei non ha conoscenza della realtà di questo comune in confronto agli altri. Noi siamo tra i comuni migliori in termini di edilizia scolastica, capito, caro consigliere? Altro che, tant'è vero che la collaborazione con i dirigenti è costante e continua e non c'è stata nessuna lamentela. La sfido
ad andare non dalla singola insegnante, che ripeto, lei fa un altro lavoro, si deve occupare dei bambini, e fa delle richieste, ma sfido a parlare con i dirigenti scolastici e chiedere a loro se ci sono dei problemi che a cui l'amministrazione comunale non è andata incontro. Lo faccia, mi porti qui delle cose, delle testimonianze da parte dei dirigenti che afferiscono che non siamo stati a disposizione per risolvere tutti i problemi che hanno richiesto, e poi le darò ragione, solo in quell'occasione. Chiaro? Quindi, e le confermo in maniera definitiva che le scuole sono tutte quante a posto. Abbiamo fatto dei sorrori continui e tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. Allora io chiudo così, invito il sindaco, meno investimenti scellerati, inutili, scuola, sanità, sicurezza, posti di lavoro. Ma sanità e sicurezza non è competenza del sindaco. Posti di lavoro per la città. La sicurezza è in mano alla prefettura che lo fa gestendo col comando dei carabinieri ad Agropoli e con gli altri enti suoi periferici. Meno non è competenza per le clientele. La sanità non è competenza nostra. Abbandonate mi chieda clientele. Le cose che sono competenza nostra. Abbandonate le clientele, fate politica per la città di Agropoli. Vi potete sempre riabilitare, lo potete fare. Grazie, buonasera. Grazie. Ottavo punto e ultimo, interrogazione al sindaco da parte del consigliere Di Biasi su oneri per permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti. Prego, consigliere Di Biasi. Buonasera a tutti. Consiglieri, assessori, presidente, pubblico e chi ci segue da casa. Vabbè, è simile a quella che aveva fatto il consigliere Gisella Botticchio prima, si va a seguire, però prima di parlare di questa cosa, cioè, mi sfugge quando hanno chiuso l'ospedale di Agropoli, nel 2018 o 2019? 2013. Ah, 2013, no, perché non mi ricordavo altre persone, nel 2013, Poi, ingegnere, da lei non mi sento mai offeso perché io cerco di prendere da tutti, da chi si esprime con garbo e anche con merito, consigli, e cerco di apprendere e migliorarmi. Però devo precisare che quando ha detto che è stato muto, non è vero, perché ho specificato che l'Unione dei Comuni è un organo di secondo livello e quindi non esiste il controllore e il controllato. Perciò, sì, la, glielo consente. Non esiste una politica predistribuita, perché provenendo da vari comuni non è detto che sia il PD o che sia la Consigliere Capace. Un consigliere di maggioranza è quello che facciamo. Comunque. Poi vediamo. Detto. Uno di maggioranza è quello che migliorerà. E ha raggiunto la famiglia. Vabbè. Comunque. La proposta che farò immediatamente insieme al sindaco per le cose. Comunque. Detto questo, no, ma giusto per precisare che non si aspetta e non si subisce in silenzio, subisce tra virgolette perché non ho mai subito, e il giorno dopo il Consiglio dell'Unione dei Comuni ho mandato per PEC una bozza, sì, però nella quale pregavo tutti i consiglieri di apportare modifiche dove, ma io penso di doverlo fare insieme. E l'ho tirata indietro. Io l'ho tirata indietro, e tanto è vero che se non sbaglio, ma posso sbagliarmi, sul ritiro della proposta io con lo scorso consiglio l'ho accettato. Detto questo, mi dispiace aver fatto spendere tempo al sindaco nel difendermi e di portare a conoscenza di cose secondo me abbastanza ridicoli la giunta, i consiglieri, il popolo di Agropoli. Io volevo ritirare perché l'interrogazione al sindaco, perché ritenevo fosse simile a quella della Botticchio, collega consigliere. Però siccome lei ha fatto, e penso che sia la stessa, ha nominato una fattura che è stata protocollata in uscita dal Formez il 9/11/2018. Io la vorrei leggere testualmente perché vi hanno detto le cifre
Ma giusto per precisione, perché nulla è dovuto, perché lo dice la legge. Il signor Franco Di Biasi, nato ad Agropoli, 8876, attualmente dipendente del Form SPA con sede legale a Roma, via Max Usufruito, in qualità di consigliere comunale, in carica dal 10/5/2012, di permessi retribuiti così come dettato al decreto legislativo 267 del 2000, articolo 79,3 e 4. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 dello stesso decreto legislativo, in ordine al reintegro dal datore di lavoro del costo di ciascuna giornata impegnata dai propri dipendenti che esercitano funzioni pubbliche in enti pubblici territoriali, si chiede a codesto spettabile comune il rimborso di 19.679,04 relativo a 96 giornate. Quindi parla per la legislatura intera dal 2012 al 2017. Non è un anno, ma ne sono 5. Questo giusto per la precisione e per dire con serietà ai cittadini la spesa che era stata richiesta indebitamente, che non toccava. Io non vorrei aggiungere altro, il sindaco è stato chiaro, per chi ha voluto capire ha capito. Mi sento dispiaciuto di questa cosa, molto dispiaciuto. Infatti, vice sindaco, se ti vogliono bene e ti rispettano come vogliono bene a me, stai inguaiato, perché puntualmente arrivano delle frecciate ingiuste, perché io sono disposto a ricevere tutte le critiche quando ci sono e non ci vogliamo tirare indietro. Questo è di chi ha perso con Benzi, perché io ho perso con Benzi e l'ho fatto volentieri, semmai al contrario. Dai soldini che potevo guadagnare, ma ho cercato di dedicarli, spero nel miglior modo possibile, nei 5 anni della prima legislatura, pagando su ogni centesimo le tasse. Al contrario, consigliere Botticchio, consigliere Botticchio. Ha fatto un errore, consigliere Bottini. Ha fatto un errore. Tanto è vero che dopo non ha chiesto più niente. Tanto è vero che dopo non ha, su risposta precisa, non ha chiesto più niente. Però detto questo, il sindaco. Non è mai stato chiesto a un funzionario di pagare. Una persona eletta dal popolo con tanti voti. Ma che c'entra questo? Consigliere Botticchio, ma perché lei è intervenuta? Scusa. C'è un'interrogazione del consigliere al sito, che c'entra lei? Che c'entra lei? Si accomodi, si accomodi. Lei ha i diritti. Si accomodi, si accomodi. No, lei non me lo dice, ma lo dice il presidente del consiglio, e non lei. È lavoro, io penso di essere pagato, infatti il sindaco, mi dispiace che non ha potuto replicare prima, non ha ceduto nulla sui soldi che sta giustamente all'ex vice sindaco. Quindi, detto questo, lei è una vittima, faremo una colletta, perché lei non deve perdere niente. Consigliere Bottici. Faremo una colletta. No, io non vivo del mio lavoro e mi basta. Mi faccio la mia umile vita e mi basta. E mi basta. Certo è che io su ogni centesimo che ho guadagnato e che ho perso, le tasse le ho pagate, al contrario di chi si fa pubblicità di non avere sempre la stessa partita io, però usufruendo forse di qualche spiegazione. No, il sindaco deve intervenire, se no gli argomenti. No, volevo chiarire. Il comune di Agropoli non ha dato niente all'ex vice sindaco Elvira Serra, non c'entra. Allora, il comune di Agropoli ha rimborsato per effetto dell'assenza sul posto di lavoro del vice sindaco Serra, in quanto impegnato istituzionalmente col comune di Agropoli, per questo motivo è mancato sul lavoro presso la clinica, e giustamente quella mancanza che la legge consente a chi è impegnato nelle pubbliche amministrazioni deve essere rimborsato, perché è una forza lavoro in meno che la clinica ha avuto per un certo periodo della giornata, del mese, dell'anno, e quindi correttamente il comune di Agropoli ha rimborsato la clinica, non la dottoressa. Non c'entra, cioè, quindi, perché prima i soldi che lei diceva, ha detto i soldi dati alla dottoressa, no. I soldi sono stati rimborsati alla clinica, che per effetto della mancanza della dottoressa
Invece il consiglio di Biasi dice un'altra cosa: atteso che tra enti pubblici questo non si fa, probabilmente lui, impegnandosi per il comune di Agropoli, ha rinunciato ad alcuni incarichi che poteva svolgere al Formez, ha rinunciato a possibilità di fare straordinario, che so io, di fare i progetti che il Formez fa in altri comuni, e lo ha fatto quindi rinunciando lui liberamente di guadagnare di più al Formez per venire ad Agropoli a dare il suo contributo gratuitamente alla sua città. Rispetto a questo suo impegno, credo, fatto bene, fatto male, ma fatto col cuore, evidentemente, visto che non c'è stato guadagno, okay? Invece di dire bravo consigliere Di Biasi, lei, consigliere Botticchio, voleva costruire un meccanismo... Mi faccia finire! E lei non è interrogante, io risposto a consigliere Di Biasi, lei non deve intervenire. Rispetto quindi, lo vedi come offende? Lei offende, che significa la colletta? Non ha bisogno certo di lei, della sua colletta, il consigliere Di Biasi. Va bene, chiaro? E la smetta di offendere. Faccia la colletta per le cose che abbiamo organizzato nei prossimi giorni per la beneficenza. Partecipi a quello. Se vuole fare qualche cosa. Faccia meno clientele, concludo. Quindi invece di allora che parla che non c'entra. Lo vedi come viola le regole, come arrogante, come tracotante, come prepotente il consigliere Botticchio. Lo vedete tutti. Detto questo, stavo dicendo, invece di dire al consigliere Biasi grazie per l'impegno che ha dedicato al comune di Agropoli, altri consiglieri, non nomino chi, vogliono dimostrare tutto il resto. Ma se quel documento lei non l'ha tirato neanche fuori, lo avevo io. Il tempo è scaduto, per cortesia sindaco chiuda, perché sennò le devo tagliare, per cortesia. Okay. Grazie a tutti, gli argomenti si concludono, buona serata.